Buongiorno a tutti, domenica 10 aprile 2022 siamo a Robecco d'Oglio, stiamo per assistere all'incontro di calcio tra Robecco e Corona. Vediamo le formazioni del Robecco, innanzitutto squadra di casa, e poi a seguire quelle del Corona di Cremona. Le due squadre sono distanziate di un solo punto e si trovano ai bordi della zona playoff. Questa partita è la 14ª giornata del campionato di dilettanti di seconda categoria, il recupero praticamente della prima giornata di ritorno. La partita dell'andata tra Corona e Robecco vide la vittoria del Robecco fuori casa per 2-1, ma questa partita, appunto per la sospensione, viene collocata al termine del campionato e quindi assume un sapore diverso, perché certamente la posta in palio è più appetitosa. E accompagnati dal suono delle campane della torre di Robecco, facciamo uno scorcio sul pubblico presente a questa partita che si svolge in una giornata primaverile con un campo in ottime condizioni. E alle 15.33 ha inizio questa partita tra il Robecco in maglia blu scura, padrone di casa, contro gli ospiti del Corona di Cremona con la maglia rossa. E siamo al terzo minuto, attacco del Corona sulla fascia sinistra con Pirondi che crossa in mezzo, cerca l'aggancio Bernardi ma la palla giunge a Fasoli, Fasoli rimette in mezzo e Bernardi è pronto all'appuntamento. I difensori del Robecco rimangono impietriti sul colpo di testa di Bernardi che porta in vantaggio il Corona al terzo minuto, dopo che il Corona ha iniziato la partita con un pressing asfissiante e ha messo subito alle corde la squadra di casa. Ma rivediamo al rallentatore il gol del Corona, la palla giunge sui piedi di Fasoli che la rimette in mezzo e all'appuntamento arriva Bernardi che, svettando su tutti, mette la palla alle spalle dei quattro difensori più il portiere del Robecco e porta la sua squadra in vantaggio 1-0 per il Corona al terzo minuto. Aggressivi, continuiamo aggressivi, non facciamoli giocare. Mobile, veloce, veloce. Dai, Robecco in attacco con Fornasari al centro del campo, palla per Enrico Girelli che ridone il passaggio a Fornasari. Fornasari allarga per Calzighetti, Calzighetti si appresta al cross, pronti al salto, ma c'è una spinta in area, l'arbitro non rileva nulla di falloso. E noi rivediamo l'azione presumibilmente fallosa in centro dell'area, Pirondi che affossa Gianluca Girelli, l'arbitro dice che tutto va bene e il gioco continua. Ancora Robecco in attacco con Eric Girelli, Eric Girelli offre la palla a Enrico Girelli che la dà a Lucini che sbaglia l'appoggio di ritorno e Ottolini può ripartire in contropiede, ma l'arbitro frena tutti perché è fuori gioco. E dalle proprie retrovie il Robecco lancia la punta a Enrico Girelli in posizione regolare, avanza Enrico Girelli affrontato da Amato che lo controlla e poi gli mette la palla in calcio d'angolo. Ottima l'azione del Robecco, ma è efficace l'intervento del difensore del Corona. Palla arriva dall'alto in area, Grandi tenta una sforbiciata ma è Boldini che la sui piedi e calcia in porta, ma la palla in corner. Siamo sulla fascia destra della zona d'attacco del Robecco, Presti conquista un pallone, la mette in mezzo e poi Dossena colpisce la palla ripetutamente di testa per allontanarla, ma va sui piedi di Fornasari, Fornasari la offre a Eric Girelli che affronta Ottolini e poi Spadini finché arriva Scaglia che lo atterra definitivamente sotto gli occhi dell'arbitro che assegna una punizione ai limiti dell'area. Lucini e Grandi sul pallone, finta di Lucini, tira Grandi, altissima la palla sopra la traversa. 20° minuto del primo tempo, punizione per il Robecco, pronto Fornasari a battere la punizione. Si assiepano i giocatori in area, si smarca Gianluca Girelli che però non arriva ad agganciare il pallone e correggerlo in rete. Fornasari per il Robecco, palla al piede, vede lontano Eric Girelli e lo lancia. Eric Girelli entra in area affrontato da due giocatori, si ferma, libero in mezzo Enrico Girelli, pronto a prendere il pallone. Tergiversa e temporeggia Eric Girelli, ritorna sui suoi passi e poi mette la palla in mezzo, il portiere si tuffa tra i piedi di Gianluca Girelli, lo atterra, l'arbitro dice che tutto va bene e si continua, palla fuori. Doveroso rivedere anche questa azione, Eric Girelli mette la palla in mezzo, Gianluca Girelli anticipa nettamente il portiere che poi gli carambola addosso mettendolo a terra, calcio di rigore fischiabilissimo, l'arbitro invece decide di no.
cazzo! Ed è ancora Fornasari che dalla sua tre quarti lancia la fascia a sinistra. Lucini, Lucini controlla il pallone, affronta tu per tu un difensore e poi è pronto al cross che arriva in questo momento. Colpo di testa di Enrico Girelli, la palla sulla testa di Grandi che cerca un canestro che non gli riesce. Boldini al centro del campo, pronto a cambiare gioco sulla fascia destra. Tenta l'aggancio Bernardi, mal riuscito, e poi Pirondi che travolge Eric Girelli e poi sembra camminargli sopra, si aggrovigliano le gambe. L'arbitro interviene, vediamo che cosa deciderà. Mentre noi cerchiamo di rivedere a rallentatore quello che è successo, cade Eric Girelli, Pirondi lo guarda e poi continua a camminare anche sulle gambe dell'avversario e allora si accende una semirissa. L'arbitro interviene e commina un'ammonizione ad entrambe, Pirondi e Girelli. Eric ammoniti. 35esimo, disimpegno difensivo del Robecco, abbastanza difficoltoso, perde la palla Boldini e poi interviene duramente su Giappei al limite dell'area. L'arbitro fischia una punizione. Punizione per il Corona, la posizione invitante, finta al tiro, scaglia, poi è Spadini che spara in porta, ma è Bianchi pronto a rispondere con i pugni e allontanare il pallone. E mentre l'arbitro ha fischiato un fallo di mano ai limiti dell'area, Boldini deve lasciare il campo al posto di Capelli, tutto pronto per la punizione. Un déjà vu, Ottolini, Spadini, tiro in porta e questa volta è gol! Nonostante il tuffo disperato di Bianchi abbagliato dal sole, la palla è finita in gol ed è 2-0 per il Corona! E al rallentatore vediamo che sembrava che prima avessero fatto le prove di gol e questa volta il gol è riuscito nello stesso modo provato precedentemente. E al 40esimo la partita ricomincia, ma questa volta il vantaggio del Corona è doppio, 2-0. Corner per il Robecco, palla che giunge in area, qualcuno cade, la palla rimane in area, viene allontanata in qualche modo e raggiunge i piedi di Calzighetti che da lontano spara un tiro ed è bravissimo il portiere Bolzoni a parare. Ed è un altro corner per il Rubecco che tenta di accorciare le distanze negli ultimi minuti del primo tempo. Ancora Bolzoni con i pugni, allontana il pallone. Continuiamo a seguire l'azione, la conquista adesso la palla Eric Girelli e la offre a Presti. Presti va sul fondo del campo inseguito da Bernardi, Bernardi lo insegue con tre giocatori lasciando libero Eric Girelli che prende il pallone, entra in area, gli carambola addosso scaglia e l'arbitro fischia calcio di rigore, ce l'ha a due metri e l'arbitro non ha dubbi. Ed anche la ripresa rallentatore conferma la decisione dell'arbitro vedendo che scaglia si disinteressa del pallone e punta direttamente sull'avversario mettendolo a terra, calcio di rigore ineccepibile. Ed è il capitano del Robecco, Gianluca Girelli, che prende la responsabilità di questo calcio di rigore che potrebbe dimezzare il risultato allo scadere del primo tempo. Pronti al tiro, tiro, portiere da una parte, pallone dall'altra ed è gol! 2-1 per il Corona, ma il Robecco può sperare nella rimonta. E rivediamo anche questo rigore calciato da Gianluca Girelli che spiazza Bolzoni e il vantaggio è dimezzato, 2-1. E al 45esimo il Robecco ha riaperto la partita, 2-1 il risultato di questa prima frazione di gioco perché pensiamo che l'arbitro stia per fischiare e infatti su questo rinvio di Dossena l'arbitro dice fine al primo tempo, risultato 2-1 in favore degli ospiti del Corona sul Robecco.